A noi mi ha sempre insegnato, perché siamo cattoliche, mi ha sempre insegnato che il corpo andava dal cimitero, da quando c'era un fiore, e in paradiso andava l'anima. Mi ha sempre insegnato sì, e anche dopo quando andavamo a catechismo, è sempre stato sì, il corpo va al cimitero, però l'anima andava in paradiso. Ecco, mi ha sempre insegnato sì. Andiamo in purgatorio, chi è che non mi fai tanto i bravi? Ma sa fa saperi? Ecco, E quelle credenze lì, dopo la gente è gente deve crederci, poi crescendo ognuno ragiona con la propria testa e pensa come vuole, E come la penso con gli altri adesso? no? È un po' diverso. Vale Cioè lo spirito, un po' sci, spirito devo dire la libero, verità io che. penso lo spirito libero, No, ecco. anche di momento che si pensa proprio Chissà come sarà. intensamente, magari anche di momento che si tentena. Allora tira da giù mio marito, Morto nel 1958. 1958, E mese di per malattia. aprile, avevo 65 anni. Sì, 65. sì, sì. Ma le morti in ca, le Sì, la morte in morte. casa, ed è che in casa mi conta le morte. Mi sembra che il piccolo laboratorio lì da falegname, che era il falegname Bernardo Giacomazzi. E noi mi piantiamo nella nostra casa, una stanza che adoperavo mica e la adoperavo lui come magazzino. E allora dentro lì era dentro as, era dentro casa d'amor, era dentro tutti i suoi rocchi che metteva lì, che diceva mica il posto di un altro sito. E noi quando andavamo da bassa, la mamma mi diceva, va giù un criglio da patate, va giù a te un po' da legno. E allora tutti i volte che andavo un giorno a fare i mestieri, andavo dentro quella porta lì che era sui stidoas e vedevo mi casa da morte. Mi è sempre vista, io avevo paura, guarda un attimo la casa da morte, guarda che in quello non è appena una, non sai che è morto qua giù, a diseo. Ah sì. Con che mi aveva una persona, in faccia a fa, io adesso sono ai campani, no? E lui aveva nessun campanino, sono ai campani. Dopo, dovevo andare a tesoro in misura della cassa per vedere la grandezza, la larghezza e cos'è, perché mica tutti i casi volevano che ci stesse. E poi laggiù a fare la falbeccia. Saliva un uomo, si suonava 9 toc ogni 2 minuti, 3 minuti, dipende, 9 toc. A muto però, si metteva sulla mano sulla campana e poi col bataccio si tirava e si la fa quel tum, mica son, 9. E poi suonava la campana lì da mezzo. Dopo finiti 9 volte, si suonava quella campana lì un paio di minuti. E allora si sapeva che aveva nome. Invece con le donne si faceva appena 7 e poi si suonava la campanella per la piccola. Cosa
Sai come era il cimiteri degli anni 60, per esempio? Io come andare in un campo di patate, qualche tira di patate, che capivano che vanno i goti, poi il cruso, tutta. La cruso fai così, no? Io il cruso era tutto. I tozzi, ma figli da fare. Ah, sì? Sì. Un vaspice bello, la tola lì che mettevo lì con dei fiumi, la mettevo lì nel novembre e lo vedo muore, dopo nel novembre. Capito? Capito. La gente che ho mica temia che non andava, forse mi pregavo sì. Pregavo sì, ma io come chi vuoi su e... Ma veramente, proprio giornalmente al cimitero le ogni molto più se tardi, ma abbastanza, eh. Ah, sì? Sì. A sapportava che il mazzin da fiocchi che lei che io è fiolori da l'ort. Perché non era nessuno che andava a comprare fiori a portare al cimitero, eh. Perché bisogna dire che erano i miei soldi, che tempi là, eh. Ah. Non ma se ricordo che sono un tosanel, andavamo in dal prato a catare i narcisi e portavo un giorno i fratellini. Ma non era mai giù un vaso da fior comprato, mai, no? Ah, mai. Forse, ah, sì. Io me qua. Ma va? Mm. Ah, 1958. E chi? Era da San Maurizio all'ospedale. Come era da San Maurizio? Io sotto, uno istante sangue sotto chi, no? Mm-hmm. E allora, il gradino del dottor Ghigia, chiamava Tita. Tita, tu dovresti andare all'ospedale fuori, ma mi mi dà mica fastidi. Ma no, va, che tu vedrai che... Allora, le nai, le voglio mica nane. Al Madison Bot, secondo qual è il difficile dal lavoro dalla fossa d'u, cioè la roba più se impegnativa, più se dura che... Ma la roba più se dura è con quella che il frana via, che bisogna puntellare, bisogna... ecco, lì è il lavoro più se... che dà fastidio, ecco, insomma. Perché, ah, sì? Sì, perché se sarete in vergine, la stava già sicura, senza puntellare niente. Se invece siete in già muta, perché è già una fossa una volta, insomma, è il frana, eh. Ah, ho capito. Sì. Dovresti venire qui un giuin, per esempio, e a domandare a lui, ma mi vorresti fare la fossa d'u, che consigli che daresti a lui? Dici da mica fare. Ah, no? No. Perché? Perché no? Perché potevo essere in situazione che più in tempo le mie che io... Dopo per forza, e allora... Ma poi in tempo, si guidava la mia mano, si guidava... Ah, sì? Sì. Perché ti arriva giù, cambia la terra, eh? Ah, ma dice... Ma se ne accorge perché cambia il colore della terra. Ah, perché ti arriva giù, che il colore della terra è più sei negra. Ah, sì? Ma dopo, che... Ma in casa le nette, trovi lì sto scheletro lì, pronto. Si è fatto il cazzetto che dico, mo' cindito. Da? Sì. Ma va. Che cazzellino hai lui nessuno, che io ti sono detto, ti dicevo, ma... Trovando il disegno con una cravatta che trovo un giletto, dopo ne metti su un mo'. Ah, sì? Sì. Dopo 20 anni? Sì, sì, che dopo tanti anni, mo' più se mi dici 20 anni, ma magari 40 anni. Trovo di che casa che trovo il vestito completamente. Ma va. Bisogna abituarsi, avevo un po' di riguardo prima, per loro, prima di tutto, mica toccare roba con le mani e cos'è. Però avevo un certo riguardo anche per loro che si trova. Insomma, se si trova mica a pensare che è cosa di qualunque, è cosa di persone, e bisogna trattare bene, ecco, come si dice, no? Con riguardo e la mica... cercare la mica vada da già e da là, che cercare di tirare tutti insieme per la mica spandire dappertutto, no? Però trattare con riguardo, che insomma, è mica cosa di bestie, è cosa di persone, che magari chi si è già conosciuto, se o chi caeva e cos'è, insomma. Ah. È anche un po' di riguardo. Sì. E di sorpresa che si trovava di osche che magari io l'amo qualcosa in giro. Che roba, mica una roba che sa vedere, però sa vedere che è una roba. Sì, però dopo svariati anni, dopo passati 20 anni, anche 30 anni, momenti, ah, sì? Perché prima su da sola, il municipio, sì,
il cimitero invece, gli mettevo giunto che capitano, che io apposta, nemmeno che non lo unisci, un di attraverso, non che io apposta, gli mettevo giunto la mezza cos'è, e allora potevo mica sapere anche a chi che io quest'aia cos'è. Capito. Beh, tanto con la terenga che mangia tutto, diciamo. Ah sì? Impressa, risveglia. E invece che il terenga, che secondo la terra come la trova, è malattia che muore tanto. Ma dopo? Allora, cambia tanto la malattia, neanche di ostro vede. Ah sì? Qualcuno che faceva giù di tomb, a trovava di os, no? Ah. Naturalmente, le mie che... Se di chi credevo cos'è, perché io ero vecchio, no? Che io giù da vecchio, lui si mettevo dall'ossari, che era giù da sotto, dietro della cappella, e non è più vero che sono gli ossari, però lui di ossari mettevo giù da a ciappare, io prima mettevo da una parte, ben contatti gli amici di Igen, e poi prima da cacciare la casa, a mettere giù chiuso lì ben in ordine. Mi aveva puntato che era successo da spurgare e poi la sera na in un ristorante. Sì, sì. Sai che è successo? Insomma, sono arrivato e guardavo da stuccio. No, a mesi di su di ragazzoni. E allora, non dopo te credo, non sente più. Dopo la mattina c'era la famiglia, sentivo ruine, sì, e c'era lì. Si vedeva in casa, cambiato, la roccia, mica roccia, e tra via tutto. Ma va, tanto? Una roba che dopo la credo, ti sente tutto. Anche se anche mica dopo ti senti. Ah, dopo ti senti da sentire. Cioè, è un po' avere il nostro l'udù da morte. Sì. Qui, in questa cassetta qui, vedi che diventa anche altri, questi qui anche appunto. Questo è un altro gradino. Un altro gradino. E le bocciardin, che chiamiamo il bocciardin, che scriva su un mastelchi, come lo fai vedere, le andrò pneumatici lì. E questo strumento che cosa era, Luigi? Quella lì era una mazzetta, che sono operata per scoprire il marmo, per far fuori parole, cosa lì ho tutto. Ma che era una differenza tra utilizzare che la mazzetta qui e utilizzare... Sì, questa qui era posta per il marmo, per un granito, poi mica l'operava. Ah, perché? Perché anche i ferri erano differenti. Ah, che volevo il suo ferro. Perché lì era una mazzetta, tutto. Da piccare il marmo. Perché il marmo, perché questa chi le pisse, la gada un colpo pisse fino. Come la consuma. Ma sotto, se consuma mica. Eh sì. È difficile. Ma che schiede tutto. Ah, quindi praticamente questi gli è tutto. E tu dopo che stai consumato. Ah, d'accordo. Quindi cominciamo a mirare 51, quando macchinari ne ho mica. No, tutto punta. Punti scoperti. E questa qui era la casetta. Sì. Che non mi sentavo giù tutto il dì. A picazzasse. No, che sassa se lavorava in terra, no? Diciamo, l'altezza te. E che te sei alzata giù solo la casetta, se come caleva, o caleva a sci. Cominciate la mattina alle 7, te sei lì, patatin, patatam. Sempre con la casetta. Se tu sei troppo alta, c'è la casetta, te la mettete sci, o sci. E la sci tutto lì. Quindi è un compagno fedele, che la lì è come che al mio. Io come gli altri che si scagno, ma non c'è la cassetta. Sì. C'era qualcuno che rubava negli orti, c'era questo problema, se non dico. Rubavano gli ortaggi, verze, fagioli, patate. Era anche molto furbo, no? Il ladro o i ladri, erano molto abili. E... allora uno dice, ci penso io. E allora una sera prende un bastone e si nasconde nell'orto, sotto i fagioli o dietro un cespuglio. E aspetta,
e aspetta, arriva o non arriva, finché comincia a sentire come dei rumori e vede qualcuno che tirava su rape, verze, era pronto a intervenire col suo randello. Solo che a un certo punto l'altro comincia a parlare e diceva con una voce che chissà da dove veniva, diceva: quanto che se va vif, andava insieme ai vif, ed esca son mort, a vagin di ort. E quell'altro ha mollato lì bastone e tutto e via. Tridì per un verse. La confraternita Sonvico nasce proprio perché è importata dai nostri migranti che andavano a Siena e a Roma e hanno visto laggiù, siamo nel 1002-1003, dove queste confraternite erano qualcosa di grandioso, sicuramente, immagino, no? Anche non solo dal punto di vista religioso, ma erano proprio, come dire, diremmo oggi, delle lobby, delle organizzazioni di lavoratori, ancora prima dell'avvento del mutuo soccorso o del sindacato. Io credo che si aiutassero tra di loro proprio perché poi da lì nascono anche i massoni, no? Come fratelli che si aiutavano in tante cose. Ecco. La nostra confraternita è sicuramente una delle prime presenti qui nel territorio ticinese, ha i suoi statuti e si chiamava anche Confraternita dell'Umiltà. Dell'umiltà perché c'erano questi fratelli che intanto facevano penitenza e pregavano, e poi la cura degli ammalati, l'accompagnamento dei moribondi, perché si occupavano anche di questo. Per esempio c'era tutto un rituale per stare vicino al moribondo e portargli l'estremunzione gliela portava il prete, ovviamente, ma il prete doveva anche essere accompagnato, e assieme a lui, ecco, che si recitavano anche delle preghiere, insomma, quasi quasi che più del medico, no? Si curava questo lato della cosa. Sono tutti della confraternita, anche a questi guarda, tutti so, metteva dentro solo una sua candela e la pizzava, vedete chi che so, sportellini. E tu nel crocifisso, guarda, come le modelle. Perché ne ho un davanti col crocifisso. E questo in tutti processioni? Questo in processione, sì. E guarda qui, quante rocche che qui. Adesso questo il significato è il suo proprio mio, perché veniva appoggiato in questi. Tipo che faceva la messa, per esempio, l'andava al tap. Ma e anche questo l'era della confraternita? Tutto quel materiale che c'è qui negli armadi è tutto della confraternita. Ma qui che è detto di altre robe, qui che è detto che si faceva la Santa Messa, i vestiti... Forse sotto. Tutti me ne ricordi, andrò che si metteva là come... Metteva là, così, si legava là, e qui c'era il vestito tutto bianco che è qui sotto. E qui c'era la corda che teneva chiuso il vestito. Erano tutti uguali, eh. Non c'era un capo vestito differente. Perché? Mi ricordo che in tanti casi andavano, non tanti, ma in tre o quattro andavano anche in casa. Andavano anche sì, in casa? Sì, poi appunto. Accompagnavano? E poi andavano in casa magari il giorno prima. Ah, e poi lo accompagnavano in chiesa prima? Sì, lo accompagnavano, e sopra la barra c'era anche chi poteva, che era a casa, andavano vestiti con la confraterna. Dai documenti che abbiamo, per esempio nel 5-600, si può dire che ogni maschio sonvichese si iscriveva alla confraternita. Ci si poteva iscrivere dai 12 anni. Però durante le assemblee si poteva votare solo dai 16. Si doveva pagare un piccolo obolo, questione di centesimi, e si è arrivati a un massimo nel secolo scorso, quando ancora c'erano gli ultimi confratelli, si pagava 3 franchi per aderire. All'inizio, ecco, per tanto tempo erano solo uomini, vestivano una cappa, uno scialle turchino, azzurrino,
una cappa bianca, e loro accompagnavano i funerali, e ai funerali dei confratelli non ricevevano niente, andavano gratis, ma ricevevano il pane, cioè la famiglia dava del pane ai confratelli. Oltre al lato spirituale, ovviamente c'era tutto un lato materiale. Gestivano beni, gestivano anche una certa attività creditizia. Cioè, cosa vuol dire? La confraternita, come facevano anche le altre amministrazioni di altre chiese, prestava e prestava denaro in cambio di ipoteche, di terreni. L'assemblea della confraternita, che la teniamo per San Pietro, faceva una riunione dopo la Santa Messa e si nominava il priore, cioè mio fai anche a me il priore, era priore della mia donna. Però l'anno dopo, per mica arrivare all'ultimo momento, da mica trovare, perché gli accettava mica in sala, a cercare un giorno il sostituto, anche un anno. Di solito il priore aveva il compito, no, il priore aveva il compito e da dirigere anche le funzioni, dirigevo anche le funzioni del commento. Sì. Dico, mica sto gran incarico da fare, sì. Però levo una roba onorifica, pensi che tu. Dopo da mica ne stiamo uno e poi pensi che mi ha pianto lì. Ah sì? Perché ma che più stai nessuno che accettava. Poi avevo l'assenteismo totale anche in assemblea, ma ricordi che un po' di conta su quel che succede. Adesso non posso sacca la roba qui perché se no. Ma ricordi che a un certo momento, nella penultima assemblea, abbiamo deciso di aspettare ancora un anno e poi mettere all'ordine del giorno lo scioglimento della confraternita praticamente. E sembra star mica se ho segretario. Facevo da segretario, facevo più il priore, facevo da presidente e convocavo l'assemblea. E ho l'impressione che sono mica neanche stai nominata. Ma sono mica preparata, una roba sempre male, non mi ricordi mica. Ecco, se ti avessi... Se che la povesca che la barra lì. E tu prima sono un vestito. È una bara, no? Da che lì è una finestra. No, sura, sura. Ah, andai da pian da sura. Lì, no, no, lì. Ah, te la chi? Eh. Ah, da chi? Questa chi che bara è la mo, porco, no? Che roba. Mi ricordi mica. La passata di una vado un toc. Un toc? Lei è anche leggerissima, da che. Oh. Ah, guarda. Questa mi ricordi che sono un bel crocifisso. Riesci? Aspetta, me che crociamo. Sì, sì. Ecco, si crocia. Allora, la pesaracci. La pesaracci. La pesa una gomma, deve fare attenzione, sta lì. Non mi è spaccata. No, no, è più se partì la mia burla giù. No, no, mi burla. Sì, stai tranquillo. Sì, sì, sono tranquillo. Ma che bella te. La somma è una barra di fiori, questa qui. Ma appunto, le... È piccola. Secondo me la mettevo fuori con chi faceva il funzione rotava. Tu dici che le sarà da sua, la portava anche. Forse la portava. La portava. No, che bella. Che un qua ricordo particolare dall'ottava. Ricordo particolare, questa è una bella domanda. Io ho sempre presenziato in San Giovanni, sulla chiesa principale, sempre la mattina di buon'ora, ma presto, E cantavano questi salmi uno dopo l'altro, il numero, poi uno intonava questi salmi e via per un'ora e mezzo, anche di più. Uh-huh. E appunto c'eravamo anche noi bambini chi riusciva a farli saltare fuori dal letto, perché non tutti venivano, ma mio papà mi costringeva, io e mio fratello andavamo giù. Mi ricordo che qualche morto mio papà, la mia mamma, venivano i parenti a vegliare, vegliavamo tutta la notte, però finiva sempre con mangiare qualche cosa, un salavetto e così, ridere e scherzare in poche parole. E si passava la notte così, ridendo e barzellette.
Ah, davanti... davanti alla bara era un'altra stanza. Però cosa volete fare? Sì, stare tutta la notte a pregare non era, era quasi impossibile. Uno che crede non dovrebbe aver paura della morte, perché sa con certezza che va in un mondo, lascia qui il corpo, ma la sua anima va in cielo insieme ai beati, no? Insieme abbracciato dal nostro Dio in cui crediamo, in quel senso lì, perché è risaputo che il corpo ormai finisce in polvere, però l'anima, per chi crede, è destinata alla beatitudine eterna. E ti, qual è la tua Il mio pensiero è quello, perché sono credente, io vado a messa, credo a un al di là, se non si crede non si è cristiani praticamente, perché non dico che si è atei, però un buon cristiano dovrebbe credere che un domani troverà una felicità eterna, secondo me. E quello io la penso così.